arriva alla fine questo progetto di scuola e calcio insieme, immagino che è stato un bel impegno per la realtà di Piave al Toppo. Sì, è un bel impegno, ma anche una grandissima soddisfazione, perché riportare a Piave al Toppo tutti questi bambini dopo tanti anni è stato veramente una soddisfazione immensa. Grazie al nostro mister Antonio, a tutti i ragazzi che per tutto l'anno sono presi questo impegno di poter diffondere lo sport, in questo caso il calcio, e la nostra realtà, far conoscere soprattutto la nostra realtà, che è un po' nuova rispetto a tutte le realtà che sono al giro, insomma. Siete entrati nelle scuole, siete entrati nelle classi, non avete raccolto solo bambini ma anche bambine. Certo, perché già dall'anno scorso c'erano 2-3 bambine qua con noi e quest'anno sono tornate, anzi qualcuna in più. E oltre la gioia del fatto che ci siano tutti e due i sessi, la felicità perché anche a livello calcistico le bambine rispetto all'anno scorso sono veramente cresciute e hanno ora quel piglio veramente bello di voler far bene come maschietti, come in genere le donne riescono sempre meglio degli uomini, quindi sicuramente col passare del tempo riusciranno anche a giocare al pari degli uomini, ecco.